questi anni. Scioperi, iniziative, lotte dure, eccetera. Allora mi domando, ma su una questione che riguarda il futuro del contratto nazionale, per le cose che anche gli altri, anche noi abbiamo fatto nel corso di questi anni, cioè il Comitato Centrale della FIOM non si può esprimere, né prima né dopo. Ci è stato spiegato con la cosa del welfare che dopo non si può fare. Benissimo. Ma allora, stavo dicendo una cosa un po', ma allora dico, per Dio, almeno si faccia pronunciare prima che il direttivo nazionale assuma la decisione, ma non è possibile che la gente che è qui, del Comitato Centrale, oppure anche i compagni che sono al di là del tavolo, su una questione così rilevante né prima né dopo possono esprimere il loro parere e partecipare alla discussione. Questo, dal punto di vista della democrazia interna, è un problema delicato, tanto più se abbiamo presente la discussione che dovremo affrontare e che richiamavo all'inizio delle mie conclusioni. È un problema estremamente delicato, perché soltanto attivando tutti gli strumenti di democrazia, permettendo che ci siano anche i diversi pronunciamenti, che alla fine il comitato direttivo della CGIL a quel punto decide e vale per tutti. Ma ci deve essere il percorso. Se questo non c'è, non dico il sottoscritto, ma gestire così questi passaggi diventerà sempre più complicato nei rapporti con la gente e nei rapporti con le strutture. Per questo non c'è nessun problema di carattere personale. Per quanto mi riguarda, i problemi sono relativi ad una discussione sindacale sulle prospettive del sindacato, sulle scelte che si intendono compiere. Dal punto di vista personale, da quello che capisco, se si vuole attribuire significato a questo termine, per quanto mi riguarda non esiste nessun problema, ma non accetto. Non accetto il richiamo, come dire, anche se non sei d'accordo, non devi pronunciarti. Se si fosse individuato un altro percorso, e il Comitato Centrale della FIOM si fosse pronunciato sull'ipotesi e successivamente ci fosse stato il voto del Comitato Direttivo della CGIL, era un'altra cosa. Ma non si può chiamare al senso di responsabilità dopo. Questo è un problema. Non si governa così a lungo una situazione di questo genere senza produrre dei seri problemi di vita interna. Ora, io la dico così, non è che adesso la FIOM farà chissà che cosa, la FIOM ha il diritto di esprimere il suo parere, che ho proposto nel documento, dopodiché è evidente che la FIOM su questo non scherziamo. La FIOM su questo, chissà, può essere, ma io non ho dubbi, sarà in prima fila a fare le iniziative di lotta che ci saranno da fare per reggere il confronto rispetto all'assalto che ci sarà della Confindustria e del governo. La FIOM ha sempre fatto così. Non esiste che quando si hanno posizioni diverse tutte le volte diventa un dramma. E insisto, il senso di responsabilità, io che sono cresciuto nel PC, credo che abbiamo fatto la tessera a 15 anni, io la storia del senso di responsabilità l'ho sentita troppe volte nel passato. Troppe volte.
anche su quelle cose che oggi tutti dicono che erano sbagliate. Quante volte mi sono sentito dire sì è così, ma per realismo, per situazioni, eccetera, eccetera, bisogna che il partito sia compatto e quindi non si può e compagnia. Non esiste. Non esiste dal punto di vista di una costruzione democratica, insisto, che io credo che sia il bene più prezioso della CGIL. Perché oramai in Italia e al mondo organizzazioni che vogliono tenere assieme milioni di persone e tanto più in futuro saranno tali se saranno democratiche. Perché se no con quello che sta succedendo non ci sono più le identità collettive, non ci sono più organizzazioni di massa, non potranno che essere organizzazioni fortemente democratiche nella loro vita interna e nel rapporto con i lavoratori. Nel concludere, io non ho detto nulla nell'introduzione, è stato fatto qualche riferimento sulla questione relativa a Milano. Non sto a spiegare nulla, dico semplicemente il mio atteggiamento. Allora, per quanto mi riguarda, io ero a conoscenza totalmente di quello che era successo. Il giorno dopo io ho convocato la segreteria di Milano per valutare quello che era successo e abbiamo deciso assieme tutti gli atti che sono stati fatti. Dalla lettera a tutti i delegati di Sesto San Giovanni, agli attivi successivi, eccetera. Il sottoscritto, segretario generale della FIOM, non aveva valutato quegli atti come atti da provvedimenti disciplinari. Se altri pensano che quegli atti lì comportano, ma allo stato attuale è tutto sospeso, vedremo i pronunciamenti successivi, ma che quegli atti lì comportano dei provvedimenti disciplinari, io ribadisco, non per un problema di carattere generale perché sono segretario generale, perché io ho partecipato a tutti i passaggi di quella vicenda e mi sento responsabile politico di come la FIOM e i suoi massimi dirigenti di Milano si sono comportati su quella vicenda. Tutto qui. Ne abbiamo discusso al direttivo a Milano, c'è stato anche un pronunciamento al direttivo da Milano, io non ho più nulla da dire, nel senso che sono solo in attesa di cosa sarà deciso in seconda istanza, a partire dal fatto, insisto, non mi va di non assumermi le responsabilità quando le ho, dato che lì le responsabilità le ho direttamente, bisogna sapere che a quel punto qualsiasi atto riguarda anche il sottoscritto.